Manuel Bortuzzo nasce nel 1999 a Trieste, ma sin da giovane si sposta nella città veneta di Treviso. Sin da bambino, il suo sogno è quello di diventare un nuotatore olimpionico. Per inseguire questo sogno, si sposta dal Veneto a Roma, nel centro federale di Ostia. Infatti, nel 2018, la mononucleosi lo aveva colpito e lo aveva costretto a non ottenere le performance che si era prefissato all'inizio della stagione. Da qui la scelta di spostarsi al centro di Ostia, là dove si allenano Detti e Paltrinieri, i migliori mezzofondisti italiani. Qui sperava, sotto la supervisione dell'allenatore Cristian Galenda, ex bronzo agli Europei di Madrid del 2004, di ottenere quei risultati che gli permettessero di fare quel salto di qualità di cui necessitava. Negli ultimi mesi del 2018 si era allenato molto duramente e davanti a lui si apriva la possibilità di un 2019 ricco di impegni e di buoni Io con il fatto risultati. appunto che l'anno scorso sono stato male sto appena riprendendo. Però sto riprendendo bene, sono Mi pare, contento. sì, Sì, perché sì, a sì, sì. mano, La mano c'è. a mano c'è, Cavolo, eh? sì. Ho detto però che va messa un po' di forza, dico bene. Paltrinieri andava, Poi te alla fine andava, sì, andava forte. alla fine andava. Alla E tu fine ci sì. vai Ogni dietro? tanto sì, dai, anche ieri, non so se hai visto, alla fine Sì, dai, siamo là. Quando siamo là. facciamo certi tipi di allenamenti. 2 febbraio 2019, tutto cambia. In una serata come tante altre, Manuel è con la fidanzata e con alcuni amici in centro a Roma. Si trova in piazza Eschilo, di fronte a un pub. Per uno scambio di persona, viene colpito da un proiettile da due uomini su uno scooter. Vengono immediatamente chiamati i soccorsi. Il giovane viene portato di corsa in ospedale, ma i medici, dopo i primi controlli, capiscono che non c'è più niente da fare. Le sue gambe rimarranno bloccate per sempre. Tuttavia, il ragazzo non si arrende. Inizia la riabilitazione nel centro di Santa Lucia a Roma e, un mese dopo, torna in acqua. Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi, un'emozione bellissima, ed oggi inizia la mia riabilitazione qui in acqua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto. Al ritorno in vasca, il ragazzo viene salutato come un eroe da tutte le stelle del nuoto e dello Venuto sport. ieri dove vi a trovarmi, ho fatto due chiacchiere belle lunghe, mi ha parlato un po' di quello che fa lei, della sua vita, degli studi, di come sta, di quello che le è successo anche, di come l'ha affrontato, poi lei era anche più piccola, quindi è stato tutto un po' più difficile, ha trasmesso tanta energia, cioè proprio nel sentirla parlare lei è così, lei è quello, detto, lei è quello. In una recente intervista, Manuel ha affermato di non provare nessun rancore nei confronti dei suoi assalitori. A me non cambierebbe niente, nel senso, se mi dicono vuoi vederli, io gli dico anche no, cioè, nel senso, non mi cambia per essere davanti a me. Penso che se mi vedessi davanti mi metterei a ridere, perché non c'ha senso la cosa che ho fatto, solo questo. Manuel dovrebbe essere preso ad esempio da tutti noi giovani. Infatti, la sua vicenda ci insegna a non provare rancore nei confronti di chi ci danneggia, chi ci fa del male. Ci insegna a non mollare di fronte alle prime difficoltà e a credere ai nostri obiettivi. Ci insegna che, per quanto possano essere grandi gli ostacoli che troviamo nel nostro cammino, tuttavia questi non sono che un mezzo per migliorare e continuare a lottare per raggiungere la nostra meta.